Benvenuti a Focus, ancora buongiorno ai nostri telespettatori. Come sapete, in questi ultimi giorni dell'anno stiamo invitando i primi cittadini di alcuni dei comuni della provincia di Ragusa per tracciare un po' un bilancio dell'anno che si sta per concludere e per capire quali sono le prospettive del nuovo anno e poi spaziare naturalmente in quelli che sono i vari temi e le varie problematiche delle varie città. Oggi lo facciamo con il sindaco di Chiara Montegulfi, Vito Fornaro. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto nei nostri studi, sindaco. Siamo quasi in dirittura d'arrivo, no? Ancora pochi mesi, 4-5 più o meno, poi Chiara Montegulfi sarà chiamato a eleggere il nuovo sindaco, perché la sua sindacatura è per l'appunto ormai quasi allo scadere. Vogliamo cominciare a tracciare un bilancio, quindi non solo dell'anno che si sta per concludere, ma in generale di questo quinquennio. Beh sì, sicuramente tracciare bilancio è molto complesso, perché quando si fanno tante attività, si lavora tanto, poi andare a chiudere il cerchio è difficile, anche perché 5 anni in realtà sono pochi per poter portare avanti tutta quella che è un'idea di gestione di una città. Però è chiaro che bisogna poi andare a fare un'analisi di quello che si è fatto, e quindi è giunto il momento di riflettere su quello che si è fatto e di portare fuori i risultati. Ecco, infatti, partendo da quello che era il suo programma elettorale originario, cosa è stato realizzato, per cosa invece ci vorrebbe ancora del tempo? Beh, guardi, il tempo ci vuole sicuramente per la programmazione di grande respiro. Per tutto quello che era nel programma abbiamo realizzato tutto quello che era compatibile con la finanza locale, che è stata la parte sicuramente più drammatica di questi anni, perché abbiamo assistito a dei tagli spaventosi, intorno al 50% in 5 anni, per cui è chiaro che gran parte del lavoro è stato condizionato dall'aspetto finanziario, che abbiamo sempre focalizzato sull'aspetto dei tagli. Abbiamo cercato di tagliare le spese superflue per cercare di dare stabilità al bilancio comunale. Questo però non ci ha impedito di realizzare il programma e di fare quello che insomma ci eravamo proposti e su cui ci eravamo impegnati con i cittadini. È chiaro che il 100% non si può raggiungere, perché poi quando si va in campo alcune cose richiedono tempo, richiedono anche una rivisitazione dal programma a quello che poi è la legislazione vigente, però molte cose sono state realizzate. Vogliamo citarne qualcuna? Guardi, sicuramente l'aver costituito il consorzio dei produttori è stata una cosa molto, molto importante, perché finalmente parliamo un'unica lingua con chi produce all'interno del nostro comune. Abbiamo realizzato tante manifestazioni e tante opportunità insieme, abbiamo completato dei lavori che erano in itinere, che ancora dovevano finirsi. Quella dei rifiuti era una... siamo nella fase addirittura di arrivo della gara di gestione dei 7 anni, perché a Chiaramonte non c'è la differenziata, non era prevista il porta a porta nel precedente appalto, è ancora vigente, quindi finalmente stiamo dando un sistema nuovo che possa portare Chiaramonte a una strategia rifiuti zero e che la possa finalmente mettere tra i comuni ricicloni, almeno questo è quello che io mi auguro. Abbiamo realizzato dei progetti importanti che potrebbero concretizzarsi negli anni a venire, e mi riferisco a scuole, alla Pineta e a tante altre attività di programmazione che prescindono poi dal periodo in cui si amministra, ma che comunque danno prospettiva alla città. Lo stesso dicasi per la scuola alberghiera: abbiamo fatto tante attività assieme dandogli notevole slancio e sviluppo, tanto è vero che ora le sale, le aule risultano insufficienti, per cui questo ci dà molto, se da un lato ci dà preoccupazione perché non riusciamo a tenerli tutti dentro, dall'altro ci dà soddisfazione perché vuol dire che questa scuola cresce. Quindi tante sono le attività su cui abbiamo lavorato. È veramente complicato e difficile fare una sintesi in pochi minuti di tutto il lavoro che si fa giorno per giorno in 5 anni. Invece cos'è che non siete riusciti a portare a termine, che magari le sarebbe piaciuto o che ancora spera di poter realizzare nei prossimi mesi? Ma guarda, per me quello che è più importante proprio come obiettivo è quello della differenziata, nel senso che ora il 18 gennaio arriveranno le buste, quindi le offerte, ed è la cosa più importante, perché è quello che dà poi stabilità a una comunità.
se noi riusciamo a gestire i rifiuti bene, sarà una comunità che potrà andare avanti. Questa è la cosa sicuramente più importante. Poi abbiamo dei lavori sulle scuole che non, sicuramente non probabilmente riusciremo a completare, perché ci sono stati dei problemi durante la realizzazione, quindi sono delle varianti in corso. Abbiamo dei finanziamenti che ancora devono arrivare, quindi alcune cose sicuramente non riusciremo a completarle, però sa, esiste il principio di continuità amministrativa, e quindi l'importante è che le cose si programmino e poi che si vadano a realizzare. Principio di continuità amministrativa, detto da lei, che naturalmente allo scadere del suo mandato si traduce anche in intenzione di ricandidarsi? Sì, 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 assolutamente. È ufficiale? Perché, sì, 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 no, ma io penso che ogni cittadino ha il diritto e il dovere di candidarsi se se la sente di poter offrire un servizio alla propria comunità. Nel mio caso, insomma, ci sono tutti i presupposti affinché mi candidi, e quindi non ho riserve da sciogliere, è già deciso, nel senso che bisogna chiudere questo cerchio. Questa è la mia intenzione, poi è stata un'esperienza comunque bella, per cui va ripetuta se i cittadini lo vorranno, però sicuramente abbiamo lavorato per fare in modo che la città abbia una prospettiva. Questo era poi l'obiettivo vero del nostro progetto politico, ed è quello che vogliamo continuare a fare. Tra l'altro la macchina delle elezioni a Chiaramonte si è già messa in moto, ci sono già altri nomi oltre al suo nella rosa dei candidati. Siamo già in asti di partenza, e quindi ci sono già dei candidati. Io l'8 gennaio farò un incontro pubblico con la città, non solo per sciogliere questa riserva che non c'è mai stata da parte mia, ma anche per dare la possibilità ai cittadini di apprendere direttamente dalla nostra voce quello che abbiamo fatto, e soprattutto perché in questi mesi si è messa in atto una macchina propagandistica che vuole descrivere uno scenario che non c'è a Chiaramonte, uno scenario apocalittico che dobbiamo necessariamente affrontare e analizzare punto per punto. Per fare questo ci vuole un incontro pubblico, ho invitato anche la controparte, che poi potrebbe essere anche l'onorevole Gurrieri, che già si è candidato, e quindi per confrontarci, perché dal confronto poi i cittadini possano capire e apprendere qual è l'opportunità che si offre alla città. Io mi candido per Chiaramonte, non contro qualcuno, e quindi questa è la mia prospettiva, e voglio far vedere ai cittadini quello che abbiamo realizzato, qualora non l'avessero ancora percepito in maniera chiara. Spesso quando si iniziano le campagne elettorali ognuno sceglie la strada da seguire. Prospettare realtà che non ci sono nella nostra città vuol dire non consentire un voto libero, e per evitare questo bisogna semplicemente confrontarsi, perché poi ognuno ha una sua ricetta che deve essere per il bene della città, non contro qualcuno. Ovviamente, a quanto ho capito, insomma, se si riparte dai rifiuti, che è un problema che affligge tutta la provincia, lei a luglio è stato riconfermato nella carica di presidente della SRR Ragusa proprio per la gestione di questo problema, quindi chi meglio di lei può avere il polso di quanto sta accadendo? Guardi, oltre che un problema, secondo me dobbiamo cominciare a vederlo come un'opportunità, nel senso che sicuramente i rifiuti oggi costituiscono una della parte più complessa della macchina amministrativa, ma anche della macchina per una città è la parte più importante, quella che si vede, quella che si sente, quella che può dare problemi igienico-sanitari. Quindi i rifiuti vanno affrontati con attenzione, ma soprattutto vanno affrontati con consapevolezza. Quello che in questi anni abbiamo cercato di fare, e questo diciamo è anche una punta di orgoglio, perché abbiamo fatto tanto lavoro nell'SRR che non si vede, perché purtroppo è una macchina burocratica molto 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 complessa, e soprattutto insomma la legislazione regionale non ci ha aiutato, non era chiara la funzione della società, invece oggi comincia ad avere una sua collocazione. E quello che abbiamo fatto è che cerchiamo di fare quotidianamente di prevenire quelle che potrebbero essere delle emergenze rifiuti, perché sapete che da mesi già la regione, da anni, è in emergenza rifiuti, manca una strategia. Non si può più parlare neanche di emergenza, perché le emergenze hanno periodi ben precisi, invece da noi è una situazione che si protrae. Le emergenze sono un muro che crolla, un'alluvione, una tromba d'aria. I rifiuti sono programmabili, perché costituiscono anno per anno, giorno per giorno, una quantità fissa. Quello che serve, secondo me, è
partire con, con le nuove gare. Siamo da troppi anni in proroga, siamo con sistemi oramai obsoleti, quindi quello che è necessario è innanzitutto avere degli appalti nuovi, aggiornati con le nuove tecnologie, e questa è la prima cosa. Poi l'impiantistica sicuramente è quella che manca nella nostra provincia, ma in tutta la regione, quindi il grande impegno che abbiamo messo per l'apertura dei centri di compostaggio sicuramente sarà quello che nei prossimi mesi, ci auguriamo, darà un po' di fiato ai nostri comuni. In particolare il centro di compostaggio di Ragusa, già la gara è stata presentata e quindi siamo in attesa delle buste, e fine mese di gennaio, abbiamo dato qualche settimana di proroga, avremo già le buste dei partecipanti. Siamo molto ottimisti perché sono arrivate tante richieste di sopralluoghi, il che vuol dire che l'interesse c'è e che il bando è stato strutturato in modo che si possa realmente partecipare. Lo stesso vale per quello di Vittoria, che è ancora in una fase diciamo non avanzata quanto quello di Ragusa, però dovrà vedere luce. Questi sono gli obiettivi principali e primari della SRR. Rimangono poi da fare le gare, ci sono 6 comuni che non hanno presentato la gara all'Urega e quindi dovranno fare una gara unica con l'SRR, quindi i compiti che avrà questa società sono tantissimi nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Abbiamo lavorato con tutti i sindaci in maniera sinergica, pur tra mille difficoltà, perché poi quando scatta il momento emergenziale diventa complesso anche affrontare i problemi, perché ogni comune vive con molta preoccupazione un'emergenza di questo tipo. Sindaco, però a proposito di questo, ovviamente non posso non porle la domanda che riguarda i comuni di Acate e di Pozzallo, che negli ultimi mesi sono quelli che hanno vissuto maggiormente sulla propria pelle questo problema. Il sindaco Raffo è stato anche qui a denunciare più volte la situazione e il ruolo dell'SRR. Ma guardi, il problema impiantistico in Sicilia è il vero problema. Il fatto che la regione di venerdì notte faccia un decreto dove inserisca 2 comuni come Pozzallo e Acate in una discarica che già nella fase di chiusura e di completamento la dice lunga su quella che sia poi il tipo di programmazione che si fa. L'SRR in questo caso non è che ha dei compiti e delle funzioni direttamente di azione su questo tipo di scelta. È chiaro però che i comuni che conferiscono in quella discarica, che sono già nella fase conclusiva, che hanno fatto tanto per tenerla in piedi, si sono irrigiditi, tra cui c'ero io perché ho la doppia funzione, e quindi quell'accesso dei 2 comuni non era pensabile, anche perché dopo una settimana la discarica andava a chiusura, per cui non è che avevamo risolto il problema dei rifiuti in Sicilia. Questo ha creato anche dei contrasti tra noi, però insomma ci conosciamo tutti e quindi non abbiamo modo di rimediare sempre, perché abbiamo sempre lavorato nell'interesse della collettività e quindi ogni sindaco spinge per fare il meglio per la sua città. Altro problema che sicuramente accomuna tutti i comuni della provincia di Ragusa è quello della situazione abbastanza precaria delle casse comunali. A questo proposito, il comune di Chiaramonte Gulfi come l'ha trovato e come sta oggi? Il comune di Chiaramonte Gulfi è un comune che pur tra mille difficoltà comunque è stabile. Abbiamo approvato il bilancio, abbiamo avuto un avanzo di amministrazione, abbiamo fatto le variazioni di bilancio il 30 novembre, quindi possiamo dire che sotto questo punto di vista sta bene, sempre limitatamente a quelle che sono poi le scelte che fa il governo nazionale e regionale, che spesso prescindono dal bene di un comune. Quello che noi abbiamo comunque è un comune che ha avuto i conti in regola, che paga regolarmente gli stipendi, che cerca di mantenere una dignità contabile e soprattutto una liquidità di cassa, che è sempre più complesso avere, perché oggi la vera difficoltà è anche la liquidità, perché le risorse sono esigue ma arrivano con ritardi enormi. E questo comporta notevoli problemi per i fornitori, per i dipendenti e per tutto quello che ci sta attorno a un comune, anche per la gestione dei servizi. Certo, chiaramente. Tra l'altro c'è stata tutta una polemica nel mese di aprile scorso, quando avete aumentato l'aliquota IMU di 2 punti, sempre relativamente al discorso. Parliamo di qualche anno fa, non proprio di questo aprile. No, perché sì, non, sì, sì, certo. Sempre nell'ambito della sua sindacatura. Ma abbiamo ritoccato solo quando siamo stati eletti, perché comunque il taglio dei trasferimenti nazionali era tale da non poter consentire
altre entrate, anche perché l'idea che aveva il governo allora a monte era quello di tagliare il contributo e dare la possibilità ai comuni di imporre una tassazione locale. L'unica era l'IVA e quindi abbiamo dovuto necessariamente assicurare il bilancio. Purtroppo, veda, fare politica in maniera seria vuol dire anche avere a cuore quelle che sono le sorti complessive del comune, non solo di una categoria, perché quando un bilancio poi va in dissesto, il comune ne pagano tutti i cittadini, sia in termini di servizi, sia in termini di tagli, ma anche in termini di una successiva tassazione, per cui a volte le scelte difficili e complicate si devono fare, ma sta nella responsabilità di chi amministra. È chiaro che nessun candidato metterà nel programma elettorale di aumentare le tasse, non rientra nell'ottica di nessuno. Direi di no. Però quando ci sono delle necessità importanti per ripeto, poter arrivare ora noi dopo 4 anni e mezzo ad avere un bilancio stabile, ad non aver avuto particolari traumi in questo senso, ad aver stabilizzato 5 persone perché non erano mai state stabilizzate nel nostro comune il personale, questa era una delle cose che io avevo nel programma elettorale, che non potrò completare perché la legislazione nazionale e regionale non lo consente, però aver messo finalmente mano alla stabilizzazione era una cosa per noi molto importante e soprattutto era una cosa che andava fatta perché Chiaramonte è rimasto tra i pochi comuni a non aver mai iniziato un percorso di stabilizzazione. Sono ben 41 persone, quasi metà del personale oggi in servizio, quindi non si può pensare dopo 20 anni di poter sostituire questo personale o, peggio ancora, di poter dire alle persone abbiamo scherzato per 20 anni, adesso tornate a casa. Questo è inconcepibile. Allora si devono studiare tutti i percorsi e questo purtroppo oggi, vista la, diciamo, la politica regionale e nazionale, questo purtroppo oggi tocca ai sindaci, per cui tutte le scelte che uno fa è chiaro che vanno contestualizzate e vanno inserite in un percorso di miglioramento della città. Sicuramente quella della stabilizzazione è una delle cose più importanti che abbiamo fatto e che dovremmo fare negli anni a venire. Parliamo di turismo, che naturalmente nei nostri territori si va a coniugare sempre poi con enogastronomia. Da questo punto di vista Chiaramonte Gulfi offre tanto, offre i suoi musei e soprattutto offre il suo olio. Sì, assolutamente sì, perché il turismo, abbiamo visto in questi anni un notevole sviluppo sia per il fenomeno Montalbano sia per la presenza dell'aeroporto di Comis, abbiamo visto un incremento di persone che vanno nelle nostre strutture. Quello che abbiamo fatto noi è cercare di fare sinergie e lo abbiamo fatto con il consorzio Promozione Chiaramonte, perché abbiamo messo assieme sia i produttori di olio, di conserve e di quant'altro, ma anche gli albergatori e i ristoranti, proprio perché grazie a questa sinergia siamo riusciti ad avere il premio Best in Sicily 2013, sì. Siamo riusciti ad andare all'Expo 2015 con i ristoranti, con la scuola alberghiera, con i produttori, proprio perché l'olio che il prodotto trae in realtà è portatore anche di un intero territorio, di un'intera collettività e di un'identità culturale che poi ci dà tanta visibilità all'interno del panorama, non solo provinciale ma anche regionale. Siamo in chiusura, purtroppo, Sindaco, il tempo è già finito. Mi aveva detto che non bastavano pochi minuti. Assolutamente, ha ragione. L'augurio per l'anno che sta per iniziare. Beh, l'augurio per l'anno che inizia è quello che, insomma, tutte le famiglie possano avere innanzitutto un lavoro stabile, perché oggi la vera difficoltà è questa, e che i ragazzi possano trovare opportunità sia nel nostro territorio, ma anche quando vanno fuori, possono avere quelle esperienze tali che al rientro possano portare una innovazione nelle nostre comunità. Grazie al Sindaco Vito Fornaro. Grazie, auguri. E a tutta la comunità, naturalmente, di Chiaramonte Gulfi. Buona Grazie. Giornata e buona giornata a voi che ci avete seguito. Appuntamento come sempre a domani mattina. Arrivederci.